Dunque, l'idea per questa sessione nasce da un rilascio che è stato fatto qualche settimana fa dal team di Azure DevOps, che è il Basic Process Template. Chi di noi ha lavorato per tanto tempo con TFS prima, VSTS, adesso Azure DevOps, sappiamo che il Process Template è la definizione della tracciabilità delle attività all'interno di un team project. Per anni è stato argomento di discussione. Puristi che preferiscono altre varianti piuttosto che persone che lo reputano troppo pesante o personalizzazioni estreme che ho visto negli anni da clienti, aziende varie. Il Process Template Basic è esattamente l'opposto, perché si compone di esclusivamente tre tipi di attività. Quindi ribalta totalmente il concetto di tracciabilità nel modo più semplice possibile, ossia avere un elemento di riassunto, un elemento che raccoglie la visione d'insieme, che in questo caso è la EPIC, avere una serie di issue di natura generica e poi avere dei task che rappresentano la forma più unitaria di componente e la forma più unitaria di attività. Al momento si può ottenere il Process Template Basic esclusivamente da questo URL, in futuro sarà espanso come opzione standard. Ma nel momento in cui si crea un progetto basato sul Process Template Basic, per quanto sia uno strumento di sviluppo, se non sia uno strumento principalmente dedicato allo sviluppo, provenendo da un background di tipo di prodotto, ho realizzato che è perfetto per trattare il support management. Il support management in un'azienda di prodotto è tendenzialmente un'organizzazione strutturata che è divisa per l'intera azienda o un'intera divisione, a seconda della dimensione dell'azienda, e si occupa di avere il polso sui problemi che vengono escalati da parte dei clienti in prima persona. Un'attività di support management, per quanto esistano varie declinazioni di tracciabilità, ci siano già delle opzioni esistenti sia in Azure DevOps con il Process Template CMMI, sia con altri prodotti, cui ServiceNow è il leader indiscusso, direi. Però il support management non necessariamente deve essere un'attività pesante, non necessariamente deve essere qualcosa che aggiunge solamente overhead con poco vantaggio. Quindi ho provato a buttare giù un'idea su come è possibile implementare il support management di tipo tradizionale, se vogliamo, utilizzando esclusivamente Azure DevOps, dove l'idea è un cliente riporta un problema, oppure un ingegnere direttamente dal cliente riporta il problema tramite Azure DevOps, e da lì l'intero ciclo di tracciabilità continua, nel senso che innanzitutto può essere semplicemente un progetto con soltanto le boards, e non c'è necessità di avere codice sorgente, non c'è necessità di avere altro in questo progetto, perché è una funzione condivisa tra altri progetti che fa da cappello per tutte le attività di supporto diretto all'utente finale. Quindi possiamo partire con un backlog. Visto che tutto gira intorno al backlog, il mio team di support management ha già un piccolo backlog diviso su tre prodotti. Perché penso che sia eccezionale per il support management e perché penso che sia eccezionale implementarlo in questo modo? Perché essendo un progetto così semplice, essendo un process template così semplice, punta tutto sulle funzionalità native di Azure DevOps. Quindi, ad esempio, sulla gestione del team. Avere il team dedicato con la sua area, che ha la sua board e il suo backlog, e ha il concetto di parent-child relationship, di relazione padre-figlio, portato all'estremo, in modo tale che il team di supporto in generale, il team di management del supporto in questo caso, può vedere tutto quello che accade in termini di backlog sui diversi prodotti, lo può mappare alle varie EPIC, che in questo caso rappresentano il singolo prodotto. Ogni singolo prodotto immediatamente porta una visione d'insieme di quello che è il carico di lavoro. Nel momento in cui entriamo nel concetto invece del singolo team avrà soltanto il suo backlog, avrà soltanto la sua board, vedremo fra un attimo, e è possibile mappare la quantità di lavoro, invece che avere degli sprint, in questo caso, avere delle metriche di tipo mensile.
Perché sappiamo benissimo che ogni team può avere può avere la sua cadenza di sviluppo, ma il supporto viaggia su binari differenti. Quindi può aver senso in questo caso puntare al supporto su base mensile, per avere delle metriche di tipo mensile. Ogni elemento è mappato, come sempre, su una board, e una board offre tutto quello che può essere necessario per il team di support management. Quindi in questo caso da un issue, da un bug, è possibile ovviamente assegnarlo a qualcuno, oppure è possibile entrare all'interno del work item e abbiamo tutte le solite i soliti campi, le solite proprietà di un normale work item Azure DevOps. Quindi la complessità, se vogliamo, la quantità di informazioni è nascosta, è tenuta nascosta, non è al centro dell'esperienza. Il centro dell'esperienza gira intorno alle funzionalità. E penso che sia uno strumento estremamente flessibile per questo, perché ho visto più volte il support management, che ovviamente richiede strumenti dedicati come ServiceNow, ma non ho mai visto alcun tipo di integrazione fra i due. Non ho mai visto un'integrazione fra ServiceNow o qualunque sia lo strumento del supporto e il team di sviluppo, se non attraverso qualcosa di forzato, un ponte, una connessione che alla lunga risulta forzata al team. In questo caso, se il bug dovrà essere escalato al team di sviluppo, tutto quello che bisognerà fare è aggiungere un link a un work item esistente, dove ovviamente non sarà suggerito all'interno della dropdown, ma basterà inserire il work item del bug che il team di prodotto sta tracciando. In questo modo io ho la tracciabilità non soltanto end-to-end, ma anche attraverso i team. Perché il team non deve sapere di cosa si tratta. Nel momento in cui il bug deve essere scalato, il team di sviluppo crea un bug nel loro backlog, vengono semplicemente collegati i due, con relazioni di tipo child o piuttosto con relazione di tipo related. E è tutto quello che il team di supporto deve fare. A questo punto la palla passa al team di sviluppo, che troverà tutto collegato all'interno del bug. Quindi il bug avrà dettagli tecnici, ovviamente, perché sarà compilato da una persona deputata a riempire i dettagli tecnici, ma sarà comunque collegato con la storia potenzialmente della singola issue, del singolo problema. È uno strumento fantastico quando si tratta di support management, perché una delle attività che il support management fa continuamente è tracciare le informazioni a partire dal cliente fino a scalarle al team di sviluppo. Se questo è automatizzato, il supporto è molto migliore. Il team di sviluppo può reagire in modo più veloce. E infine, secondo me, estremamente pratico e importante è il fatto che con i delivery plan possiamo avere quello che finalmente tanti, tanti manager hanno sempre chiesto, ossia una visualizzazione a livello temporale del carico di lavoro dei vari team. E questa sarebbe una visualizzazione cross-team, ossia sulla base di un'iterazione mensile. Il management può vedere, ad esempio, il throughput, quindi può vedere quanta roba c'è in movimento e quanta roba è già stata completata, quanta roba è pianificata per il prossimo mese, in questo caso potrebbe essere il prossimo sprint, però di nuovo stiamo tenendo traccia di un ciclo mensile. Ed è estremamente semplice portare un elemento pianificato da un mese all'altro, ad esempio. Questo è tutto quello che bisogna fare. È sempre lo stesso principio del backlog, delle board, portato però alla visualizzazione di tipo portfolio. E avere un'indicazione temporale, fisica, è qualcosa che in tanti chiedono. Un altro tipo di plan, invece, può essere, che non vedo qui, un altro tipo di plan può essere quello delle attività concluse. Quindi avere di nuovo una visione d'insieme su quelli che sono i problemi riportati dai clienti che sono stati risolti sul periodo temporale di un mese. E di nuovo, visualizzazione d'insieme, semplice, essenziale, è visuale ed è una KPI che salta subito all'occhio. Nel momento in cui abbiamo questo genere di informazioni a disposizione, poi è facile estendere l'utilizzo e passare ad esempio a una board dove posso in automatico spostare ad esempio iterazione oppure collegare un task. Ad esempio, sulla base di questo c'è una fase di investigazione e può essere inserita qui direttamente collegata all'attività.
l'investigation, ad esempio, viene direttamente collegato. Il task di investigation è già collegato all'iterazione corretta, è già collegato al prodotto corretto, è nello stato di to-do, ovviamente, può essere immediatamente assegnato, tutte le informazioni possono finire qui dentro e si può collegare, ovviamente, l'attività a qualcos'altro. Quindi può essere o la branch di un repository, che in questo caso ci può interessare relativamente, ma possiamo avere altri repository, quindi altri progetti, quindi ha senso collegare l'attività a un altro repository che vive in un altro team project, che fa parte di un team di sviluppo da dove loro possono contribuire, oppure è possibile collegarlo a altre attività, ad esempio trovato in una certa build, piuttosto che un commit di GitHub dove potenzialmente è stata introdotta la regressione o il problema. Tutta questa tracciabilità è qualcosa che si fa con quattro clic. E di nuovo, non solo è semplice, ma è anche visuale. Nel momento in cui il task è completato, basta spuntarlo. Il task è chiuso. Nel momento in cui si investiga lo sprint, stesso concetto, ma a livello di iterazione. Quindi abbiamo il requisito, in questo caso l'attività di supporto sulla sinistra, e a destra tutto quello che c'è da fare. Nel momento in cui l'attività è chiusa, questo sparisce. Non ho dettagliato i vari task, ma è banale passare dall'uno all'altro. Nel senso che, ad esempio, se prendiamo il prodotto C, mi sembra che è quello che aveva più. Nope. Prodotto B, allora. No, hanno tutti lo stesso carico. Ma, ad ogni modo, è la stessa visualizzazione d'insieme che abbiamo anche altrove. In questo caso, se il supporto vuole vedere l'intera iterazione, lo può fare velocemente e può velocemente vedere che ci sono due attività, chiamiamole, chiuse. E una che al momento è aperta, anzi tre, scusate, che al momento è aperta e ci potrebbe essere una lista di task che sono in flight. Questo è in sostanza un uso creativo del process template basic. È pur sempre un uso creativo, nel senso che è una flessione di qualcosa che non nasce per questo tipo di attività, per questo tipo d'uso, ma si presta molto bene perché nella sua semplicità porta all'occhio tutte le feature direttamente collegate al team e alla visibilità delle attività in modo semplice. E quindi un team può immediatamente prenderlo come magari attività secondaria o attività fatta nel tempo ricavato da altre attività e mano a mano portare dentro sempre più informazioni. Io ho finito. Questa è la sessione. Se ci sono domande, sono felice di risponderle.